Sapete cos'è questo? Bravissimi, un bottiglione di plastica vuoto. E cosa ci facciamo quando un bottiglione di plastica è vuoto? Lo buttiamo nella plastica. Oppure, se passa nelle mani di un pazzo folle come me, che gli viene in mente di costruirci un aspirapolvere a batteria. Abbiamo Archimede Spinto. Pitagorico degli aspirapolveri, vero? Da una bottiglia lo Sì, costruisce un figurati. aspirapolvere. Ma che difficile. Altro lo spacco in testa, smettila. Ma falla finita, ma dai, ma li stai prendendo Smettila. anche in giro? Ma che cosa fai con Poi una bottiglia provo a vuota? cercare. Il Altro lo Dyson spacco in dell'era testa, moderna, eh? smettila. Perché non fai un tutorial su come costruisce l'aria, Smettila. eh? Basta. Dyson! Ma sei scemo, sei? No, so Dyson! Sigla. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Daniele Tartaglia e mi occupo di fai da te. Non date retta al clone ragazzi, ce l'ho fatta da una bottiglia a costruire un aspiratore veramente spettacolare, tra l'altro a batteria. Mi hanno chiamato in tutti i nomi possibili ragazzi, Archimede, l'inventore pazzo, Pitagorico, MacGyver, ma Dyson non me l'ha mai dato nessuno. Buona visione. Ma prima di vedere come è fatto questo aspiratore, qualche breve secondo per il brand di questa puntata. GLC PCB è la più grande azienda di prototipi di PCB situata ad Hong Kong, in Cina. Specializzata nella produzione di prototipi di PCB di altissima qualità in piccoli lotti. Fare un preventivo è molto semplice, basta immettere le misure del vostro progetto. Una volta immessi questi valori, dalla finestra successiva potete impostare altri parametri per personalizzare ancora di più nel dettaglio e il banner per importare il gerber file in formato compresso. GLC PCB si occupa anche di assemblaggio e potrà fornirvi a prezzi molto bassi la vostra scheda finita completa di componenti. Io direi di cominciare con la parte più interessante, la costruzione della superventola, ma per facilitare la fase di costruzione, con il software CorelDRAW vado a disegnare una dima per poi stamparla su un foglio A4. Adesso mi procuro un cartello oppure anche un foglio di alluminio che abbia uno spessore molto sottile. Pulisco bene la superficie con un panno e poi utilizzo del nastro biadesivo e con una forbice vado ad isolare il pezzo da modificare. Una volta ricavato il tondo, andiamo a tagliare tutti i segmenti fino al cerchio più piccolo e come avrete notato, durante il taglio si formano già le alette. Ora dobbiamo forare e userò un bulino per maggiore precisione. Con una punta da 5 mm faccio il foro e successivamente rimuovo la dima che non ci servirà più. Ecco la nostra ventolina fai da te. Prendo adesso uno di questi accoppiatori di alluminio perché devo in qualche modo collegare la ventola a questo potentissimo motore da 18 V. Come vedete questo componente è perfetto, almeno per l'albero motore, mentre per quanto riguarda l'altro lato bisogna fare una piccola modifica. Vorrei filettarlo e procedo prima ad allargare il foro e poi con un maschio vado a filettare con passo M5. Adesso con questo bullone lo faccio passare dalla ventolina e poi con rondella e dado vado a bloccare il tutto con una chiave. Ora posso unire le due parti semplicemente avvitando sull'accoppiatore. Facciamo una prova? Per il momento utilizzo un'alimentazione variabile e guardate, già con 10 volte riesco a muovere una grossa bottiglia di plastica con lo spostamento dell'aria. Pensate, è riuscita a spostare un cassettino pieno di chiavi a brugola. Adesso passiamo alla realizzazione del corpo di questo aspiratore e questa bottiglia mi sembra perfetta e anche questo tappo. Prendo un tubo in PVC diametro 95 mm e vedo se potrà ospitare il motore con la ventola. Perfetto, ora devo tagliare la misura e una volta tracciata la linea, con un seghetto, vado ad accorciare il tubo. Per l'occorrenza costruisco un sistema artigianale per carteggiare uniformemente la parte tagliata. E rifinisco con uno sbavatore. Ora viene il difficile, devo costruire una base per fissare il motore che stia dentro al tubo e con CorelDRAW vado a disegnare una seconda dima. Lo so che vi aspettate un lavoro a controllo numerico, ma purtroppo a quel tempo non avevo una CNC e mi tocca farla a mano.
Bene, la dima è finita e con questo avanzo di laminato in MDF vado ad attaccare la dima con la stessa tecnica vista all'inizio. Questo sì che sarà un lavoro molto impegnativo e di assoluta precisione, perché non sarà facile ricavare quella forma, specialmente con l'utilizzo di un solo trapano e un seghetto alternativo. Per ricavare quella forma bisogna forare tutti gli angoli in modo che possiamo entrare in qualsiasi punto con la lama di un seghetto alternativo e tagliare lungo i profili. Ok, adesso devo effettuare l'ultimo taglio per estrarre il supporto. E con la mia smerigliatrice verticale fai da te vado a perfezionare il taglio, perché dovrà essere perfettamente tondo per entrare naturalmente dentro al tubo senza sforzi. Entra perfettamente e quindi non mi resta altro che rimuovere la dima. Prendo questi due bulloni M5 lunghi 10 mm e vado a bloccare il motore e stringo con chiave a brugola. Bene, procedo con l'accoppiamento della ventola e blocco con il grano dell'accoppiatore per poi inserire il tutto nel tubo. Come misure ci siamo, e anche se fissato in quel modo il motore gira senza problemi, ma dobbiamo creare obbligatoriamente una struttura di rinforzo. In pratica devo realizzare 4 rinforzi laterali a forma di triangolo. Una volta realizzati utilizzerò del biadesivo e li andrò ad attaccare sulla base intorno al motore. L'importante è che siano a filo della circonferenza del supporto. Adesso posso procedere a fare dei fori, almeno 2 per aletta, e poi unisco le due parti con 2 viti autofilettanti. Naturalmente per finire il lavoro basta replicare sugli altri 3 rimasti. Oltre al foro faccio anche una svasatura per mettere a filo la testa della vite. Perfetto, la nostra turbina è completata. Vi assicuro che è potentissima. Ora però devo in qualche modo inserirla nella bottiglia di plastica e per fare questo vado a tracciare il foro nella parte posteriore e con un taglierino effettuo il taglio. Come vedete sotto ho già incollato una base di legno e forata del diametro un po' più grande del tubo e successivamente realizzo la controparte sempre con un multistrato da 1 cm. Questa volta però il foro deve essere preciso del diametro del tubo e con un compasso ricavo il raggio e poi disegno il cerchio. Riprendiamo la turbina perché dobbiamo fissare la struttura dentro il tubo e useremo le alette come sistema di ancoraggio. Utilizzerò delle piccole viti filettanti, ma anche qua la testa deve andare a scomparsa, quindi fate attenzione visto che lo spessore del tubo è molto sottile. Intanto ho realizzato il tappo e forato perché andrò ad incastrare la turbina e come vedete si incastra perfettamente. Per fare un ottimo lavoro la colla a caldo non è l'ideale e quindi vado con la colla epossidica bicomponente e la dispongo su tutto il perimetro esterno. L'importante è che sia ben uniforme. Con la stessa colla vado anche a sigillare la base in legno sulla culata della bottiglia. Ora però con questa gomma da 2 mm devo realizzare una guarnizione che va messa tra il tappo e la culatta e con un sistema bizzarro vado anche a tracciare il foro interno della bottiglia. Completata la guarnizione vado ad attaccarla con del biadesivo nella base dell'aspiratore e con un taglierino rimuovo le parti in eccesso. Procedo poi a fare i fori per mettere le viti che uniranno le due parti. Io direi che siamo già a buon punto. Facciamo una verifica di funzionamento? Funziona alla grande, aspira veramente bene. Adesso devo realizzare il filtro e utilizzerò questa griglia di protezione di una ventola per PC e vado poi ad effettuare le scanalature come alloggiamento per la griglia stessa.
Ora mi procuro questo filtro in pile per cappe da cucina e ne ricavo un tondino del diametro del tubo e poi cerco di ridurre la densità di filtrazione rimuovendo alcuni strati. Posiziono il filtro sopra la protezione e poi con un grigliato in metallo vado a realizzare la parte tonda finale del filtro che servirà per contenere il filtro in pile. Ho lasciato 4 sporgenze perché mi serviranno come supporto che andrò poi a piegare a squadra. Per il fissaggio bastano delle piccole viti e una rondella maggiorata su tutti e 4 i punti. Finalmente il filtro è completato e mi sembra di aver fatto un buon lavoro. Con il TS80, un saldatore portatile molto valido, vado a stagnare dei cavi rosso e nero da 2,5 ai terminali del motore. Per finire, metto una seconda protezione di sicurezza nella parte esterna della turbina. Infine, blocco con viti e rondelle e uso una fascetta da cablaggio per fermare i due cavi elettrici. Siccome vorrei alimentare la batteria, realizzo con dell'alluminio un supporto per batterie di un trapano Tecpo che utilizzo da anni e ricavo le misure proprio prendendo come riferimento la sua batteria. Con un trapano devo ricavare la fessura di incastro, ma per realizzare una figura rettangolare devo fare più fori e con una pinzetta taglio la parte interna e con una lima perfeziono la figura. Adesso con del profilato a C vado a ricavare le guide e utilizzo la mia mini troncatrice fai da te perché taglia anche l'alluminio. Una volta realizzate e sagomate, le unisco alla base con del biadesivo e poi vado a fissare il tutto su una tavoletta di multistrato da 1 cm. Per avere una maggiore tenuta, devo realizzare degli spessori in plexiglass che serviranno per ancorare meglio la batteria. Ne farò 2, in questo modo, e con della supercolla istantanea li vado ad incollare sotto ai 2 profilati e li bloccherò momentaneamente con 2 pinzette. Asciugato il collante, faccio una prova. Adesso la batteria non si muoverà più. Ora posso fissarlo alla base di legno e oltre al biadesivo utilizzerò anche delle viti da legno e smusso il lato per far entrare meglio la batteria. Tondo anche la parte frontale perché piatta com'è non mi piace. La prima parte è stata completata. Ora passiamo a realizzare il connettore e iniziamo a ricavare la base di questo connettore. Prendo la batteria perché devo individuare dove dovranno andare le alette di rame e segno la posizione con una penna. Tramite questo foglio di rame, abbastanza sottile, ricavo una striscia tagliandola semplicemente con una forbice. Una volta appiattita, la piego per raddoppiare la portata in corrente e anche per renderla più resistente. Ne dovrò fare 2 per poi incastrarle nella tavoletta di legno. Incastro perfetto. Per sicurezza controllo anche la tensione con un tester. Il contatto funziona bene. Ora vado a bloccare le 2 alette piegando a 90 gradi i 2 terminali e fisso con 2 viti da legno. Eccolo qua finito e pronto per essere fissato sul supporto di alluminio. Faccio un ulteriore test elettrico e il supporto per batteria è completato. Adesso prenderò questa maniglia e la andrò a fissare sulla base alta dell'aspiratore e basta fare 2 fori della giusta misura e bloccarla con 2 bulloni M5 e basta solo stringere con una chiave a brugola per bloccarla. Ora però questa struttura deve essere incollata come si deve sulla bottiglia e userò sempre la colla bicomponente posidica perché garantisce una perfetta tenuta nel tempo. Per l'accensione ho realizzato con un angolare di alluminio il supporto per un interruttore da 10A e farò passare dal suo contatto il positivo che andrà al motore, mentre il cavo nero del negativo è collegato diretto dalla batteria al motore. Per questioni di praticità l'interruttore verrà fissato sul lato in prossimità della batteria. Non ci resta che provare il funzionamento. Inserisco la batteria e accendo tramite l'interruttore.
assolutamente perfetto, ma manca una cosa importante. Vi ricordate il tappo? Farò una giunzione con questo tubo scatola e userò una guaina spiralata come prolunga di aspirazione. Innesto la guaina al raccordo e con un calibro ricavo il diametro per il foro che dovrò fare sul tappo di plastica attraverso una segatazza del 28. Adesso posso raccordare tranquillamente. Per finire, riavvito il tappo al collo dell'aspiratore e l'estensione è stata creata. Nella parte terminale ho messo un tubo guaina che mi permette di inserire degli optional attraverso una connessione a tubo. Vediamolo in opera per quanto riguarda la pulizia di un'autovettura. Dal momento che funziona a batteria, mi sembra anche la soluzione più sensata. Naturalmente ragazzi, le briciole sono state messe per fare il video, anche perché sono molto visibili per una dimostrazione del reale funzionamento. Potete andare anche nei punti più ostici con un piccolo tubo estensione e aspira veramente bene. Naturalmente il fatto che sia a batteria non significa usarlo solo in macchina, ma potete pulire per terra oppure anche fare le piccole occasionali pulizie di casa ed è uno strumento sicuro anche per bambini. Beh, naturalmente sotto la supervisione di un adulto si intende. Anche voi o la vostra donna di casa, moglie o mamma che sia, si divertirà ad utilizzarlo per piccoli interventi per aspirare per esempio delle briciole sul vostro tavolo. La pulizia è semplicissima, basta togliere il tappo e gettare nella spazzatura lo sporco aspirato. Fine ragazzi, missione compiuta alla grande. Ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video, ce l'ho fatta, sono riuscito a creare un aspiratore così, un'idea bizzarra, tramite una bottiglia vuota. Ci sono riuscito, questo è l'importante, del fai da te è riuscire ad arrivare a destinazione, cioè portare alla conclusione un progetto. Non importa se funziona perfettamente, non importa quanto ci abbiamo messo per farlo, eccetera, sapete com'è il mondo del fai da te. Quindi sono molto soddisfatto. Ragazzi, funzionare funziona, ogni tanto me lo porto in macchina, la pulisco, beh, naturalmente non è performante come un aspiratore di quelli che si comprano, beh, oh, è stato fatto in casa, la ventola è stata fatta come avete visto. Quindi ragazzi, l'importante nel fai da te è riuscire ad ottenere un risultato e io ce l'ho fatta. Poi sicuramente è migliorabile come oggetto perché il filtro non è intercambiabile, bisogna smontare tutto, ma questo ragazzi potrebbe essere un prossimo video, cosa ne dite? Io spero che vi sia piaciuto, più che altro anche il video, insomma un po' di intrattenimento, sapete un po' com'è questo canale, quindi un like ragazzi, iscrivetevi al mio canale e abilitate quella stramaledetta campanella perché senza di quella non verrete notificati quando pubblicherò un nuovo video e noi ci rivedremo prestissimo in un altro nuovo video su questo e sull'altro canale internazionale. Buona continuazione. Fine ragazzi, ce l'ho fatta! Non l'ho fatta apposta. Cascata veramente. Tra un po' la prendo in un piede. E non aveva fatto click. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone. Broken up, how sad. Oh boy, got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling that touch me? Are you in it? Don't see what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, with it, flow with it, please let it go. Sweet melody when I dance on your floor.